Ma mi dite che va fatto sta creatina? Ce l'avete tutti quanti con sta creatina come se fosse il male del secolo. La sostanza per eccellenza che ti fa venire un blocco intestinale, blocco renale, ti fa calare la libido ed è soltanto per i pompatoni della palestra. Perché? Ve lo dico io perché. Vi spiego anche da dove nasce tutta questa credenza. No, non questa credenza. Per capire l'origine della cattiva reputazione della creatina dobbiamo tornare indietro al 1998, anni in cui io ancora ero fissato con gli MTV Music Awards, Clint Eastwood vince il premio per la carriera, tutte le culture pop cominciano a surclassare qualunque cultura musicale, la Francia vince i mondiali. Proprio grazie ai nostri amici francesi viene fuori questa chicchetta sulla creatina. Tramite cosa? Tramite una rivista sportiva chiamata L'Équipe, dove si riporta la notizia scientifica che la creatina possa avere dei danni a livello della salute. Se non fosse passato il concetto, ripeto, rivista sportiva che trasmette una notizia scientifica. Che bella la Francia! Per inciso, in quest'articolo c'erano indicate soltanto delle conseguenze a livello epatico e renale. Come sempre accade quando l'onta delle cagate subisce un effetto un po' domino, da lì in avanti negli anni si andarono ad aggiungere, come fosse un telefono senza fili, altri dettagli, altre storie, altre fake. E quindi, di buona lena, ritornando sul discorso creatina, andiamo a sfatare quelli che sono i miti più comuni su questa fantomatica droga. Numero 1, se ti abbuffi di creatina, ti viene la ritenzione idrica. Qua c'è proprio un concetto sbagliato fisiologico e ve lo riassumo in due parole: stoccaggio. Cellula, ovvero la creatina viene stoccata all'interno della cellula e non all'esterno, motivo per il quale non sussiste il fatto di andare ad aumentare o diminuire l'aumento di quella che è una ritenzione idrica o un aumento di liquido nel corpo. Numero 2, causa problemi epatici e renali. Falso anche questo. Se il soggetto è sano e si rimane all'interno della grammatura consigliata, non si verificheranno alcune problematiche. Per contro, invece, se il soggetto è un pirla, tende a seguire anche in maniera autonoma quella che è un'assunzione di creatina, ma senza idratazione alla base, quindi sostenere il corpo con la semplice idratazione, quello che è indicato come quantitativo dalle linee guida e da tutti i professionisti intelligenti che parlano di idratazione del corpo, allora sì che la creatina andrà a creare problemi gastrointestinali. Ma qui mi sento di dire un sonoro grazie al cazzo. Punto numero 3, la creatina è un doping. Anche qua, un gran falso. E torniamo alla nostra buon vecchia idratazione. E questo perché la creatina fisiologicamente va a creare uno stimolo anabolico, ma in maniera indiretta, poiché andrà a sfruttare l'iperidratazione a livello intracellulare, l'abbiamo detto prima, e soprattutto la creatina non è mai stata inserita in alcun elenco di sostanze dopanti. Mito numero 4 all'interno delle palestre. Quando si sta in una fase di scarico, l'assunzione di creatina andrà a far perdere muscolo. E guarda caso, anche qui andiamo a parlare di idratazione. Falso. Perché a livello di scarico, non avendo lo stimolo a livello muscolare, neuronale, e lo stimolo tecnico, gesto tecnico delle fibre muscolari, al massimo andrete a perdere il quantitativo di acqua a livello intracellulare e disperso dalle vie urinarie. È quello che fa sembrare il muscolo meno grosso. Non perdete massa muscolare. Ci siamo capiti?